Il fenomeno delle denunce e dei contenziosi tra medico e paziente ha registrato nel corso dell'ultimo decennio una crescita variabile da un valore minimo percentuale oltre il 50% in Gran Bretagna, Scandinavia, Paesi Baltici e nell'Est Europa ad un valore massimo percentuale che supera il 200% in Germania, Italia, Paesi Iberici ed area mediterranea. Adesso è in esame nei due rami del Parlamento italiano il disegno di legge Gelli che ha come oggetto la responsabilità professionale. È un tema vero e cerchiamo in questo modo di provare a dare maggiore sicurezza alle persone e anche maggiore tranquillità agli operatori sanitari. Una perdita però sicuramente per la sanità pubblica. È un limite forte. Anche in termini di assicurazione naturalmente, perché tutto questo si riflette anche sulla possibilità di andare ad assicurare le strutture sanitarie e i singoli professionisti. Per esempio noi oggi in Regione Toscana siamo in regime di autoassicurazione perché il premio assicurativo, ostante questo sistema legislativo, sarebbe eccessivamente oneroso rispetto alle risarcimenti danni che alla fine siamo costretti a pagare, come giustamente lei rilevava. In prospettiva invece io credo che se passerà la legge sulla responsabilità professionale questo inciderà per esempio anche sui premi assicurativi sia per la struttura sanitaria che per i singoli professionisti e questo ci potrà consentire anche a maggiore garanzia questo dei pazienti di tornare al regime di assicurazione. Peraltro la legge introduce anche la possibilità di un'azione diretta nei confronti dell'assicurazione senza passare attraverso l'azienda sanitaria o il professionista e quindi alla fine questo si risolverà in una diminuzione di costi per il sistema sanitario e per i professionisti ma anche in una maggiore garanzia per le persone.